La giunta comunale ha approvato il progetto preliminare per l'adeguamento del fabbricato ex guardia di finanza per riqualificarlo e destinarlo nuovamente all'uso. Il sindaco Mauro Favilla spiega come l'amministrazione si sia impegnata nel recupero degli immobili e nella loro valorizzazione, privilegiando quindi le strutture di proprietà pubblica in modo che possano accogliere nuovi servizi. La sede dell'ex guardia di finanza, una volta messa a norma, potrà diventare la nuova sede della Polizia Municipale, che necessita di spazi più adeguati a miglioramento dei servizi. Ricorda infine Favilla che si potrà così completare la cittadella giudiziaria, adiacente alla sede della Polizia Municipale, che ha già a disposizione 2 milioni di euro di fondi già stanziati d'intesa con il Ministero. La nuova collocazione della Municipale garantirebbe una migliore funzionalità, permettendo di liberare i locali attualmente occupati dal Comando, che potranno essere ristrutturati ed adibiti a sede del Tribunale di Lucca, consentendo quindi il completamento della cittadella giudiziaria adiacente. Si legge nel comunicato inviato alla nostra redazione che per la ex sede della finanza il Comune di Lucca ha realizzato un intervento che prevede una spesa complessiva di 910.000 euro, il cui importo sarà inserito nella proposta del piano annuale del programma triennale dei lavori pubblici, che verrà deliberata contestualmente al bilancio di previsione 2012 e al bilancio pluriennale 2012-2014, ovvero dalla prossima giunta che siederà a Palazzo Erzetti.